Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loletta 5 Channel. Oggi è esattamente il 30 novembre del 2023 e siamo giunti, alleluia, allo scoccare di novembre. Finalmente, aggiungerei. Questo è il mio maglioncino nuovo che mi ha regalato Salvo a Yotz per il mio compleanno, un pullover praticamente, adoro, che di questo colore sinceramente non ce l'avevo e mi piace molto il maglioncino. Non so in realtà principalmente di cosa parlare in questo video, quindi parleremo un po' di tante cose. Allora, di là c'ho Tiger, perché mio fratello praticamente è partito per una settimana in Svizzera per poi andare in Francia, appunto a Parigi, e oggi sono appunto lì. E c'ho il gatto di là, che sta nel cesso, nel bagno, però poi via via ogni tanto lo sposto e lo metto in camera da letto con me. Ora in questo momento è lì, spero non sto facendo danno. E che dirvi? Allora, prossimi appuntamenti, vado a ritagliarmi di nuovo i capelli. Cioè, ogni volta arrivo a questa altezza e poi dico che faccio, poi mi ritaglio sempre, quindi non lo so. C'è anche da dire che c'è freddo, quindi non lo so, non lo so se mi ritaglio. Perché siamo quasi a dicembre. Quindi non saprei. Poi, frequentazione qui e là tra l'allero come sempre. Conoscenze, ma stavolta molto col senno di poi, cioè nel senso devo comunque essere consapevole di quello che faccio. Cioè, ogni azione comunque comporta una conseguenza e viceversa. Quindi, giusto godersi i momenti, giusto fare cose, ma con un po' di consapevolezza, perché sennò se una fa tutto quello che voglio pensare, cioè, che tutto quello che penso faccio, insomma, cioè, tipo, devo un pochettino impormi dei limiti, perché sennò c'è ciao. Slinguazzamenti vaghi, poi per quanto riguarda altro, future avventure. Ah, ho fatto ecco, vi parlo un pochettino dell'esperienza del cavallo. Purtroppo non ho potuto vloggare tanto, perché la tizia ci stava proprio sul fiato, col fiato sul collo, perché era una tizia di un maneggio in cui all'interno c'è anche una scuola di equitazione e quindi era molto bacchettona sotto questo punto di vista, non ci ha lasciato respirare manco un secondo, non poteva manco prendere i telefoni. E vi dico la verità, tra il quad e il cavallo sono due esperienze completamente diverse, non so se rifarei di nuovo il cavallo, sono sincera. Francesca invece gli è piaciuto di più, che magari è una cosa che ha guidato lei personalmente e invece il quad non ha guidato. Abbiamo fatto una breve passeggiata, piccola, niente particolare, in un percorso così, diciamo, un po' boscoso, verso la playa, fino ad arrivare a mare. L'esperienza del mare, di cavalcare vicino all'acqua, è stata una bella esperienza. Allora, ho avuto un mal di gambe, ancora ce li ho, tipo dell'interno coscia. Poi era un po' difficile badare al cavallo perché devi tenere i mignoli per così, mani basse e poi destra e sinistra un po' da gestire, ogni tanto c'era la non coordinazione, quindi andavo, il cavallo un po' così confondeva dove andavo. Fortunatamente lei il mio lo teneva lei, le cose giuste, i ragazzi hanno fatto molto da sole, quindi però seguivano il mio cavallo. Ci hanno dato dei vari cavalli in base al peso e all'altezza, infatti il mio era più o meno alto quasi quanto mio fratello e quello di Francesca era molto basso, ma non era un pony. Una bella esperienza, carina, mi è costata 35 euro a persona, un totale di 105 euro per un'oretta scarsa ed è stata veramente una bella esperienza extreme. Io sono un pochettino, mi sto identificando un po' come donna avventura, quindi tra fare viaggi e varie esperienze di questo genere, mi piace fare effettivamente esperienze di questo genere e questo comporta che ne farò tante a prescindere. Ho trovato un sito internet che si chiama Freedom, in cui mi sono prenotata alla Cosa al Cavallo tramite questo sito ed è un sito in realtà internet del nord di Varese o Milano, non mi ricordo, una cosa del genere, che via via ti elenca tutte le varie attività escursionistiche e non che puoi fare con la jeep, col cavallo, con le barche, con le moto, con i quad e tu man mano vai a cliccare la tua città e gli eventi che ci sono. Io già me ne sono salvati parecchi, quindi spoiler per la prossima volta. Voglio fare quello della motocross, quello della Jeep, quello di una tavola da surf elettrica che non ho mai sentito parlare,
camminare tipo come Gesù sopra le acque, però è molto difficile. Ti danno una specie di divisa praticamente tipo da surfista subacqueo e tu devi stare in equilibrio su una tavola elettrica sopra il mare, cioè sopra l'acqua, quindi questa è una cosa particolare. Insomma, mi sono salvate varie attività e eventi, in questo caso ovviamente filmerei o comunque mi farei filmare. Una bella esperienza, ripeto, questo col cavallino, più o meno un'ora e mezza siamo stati. Il tempo non è stato proprio dei migliori top, anche se poi alla fine è uscito un po' di sole, anzi ce l'ha fatto di grazie. E niente, per questo mese di dicembre non credo che farò avventure di questo genere, anche perché fa freddo. Poi magari verso gennaio se ne parla. Invece, questo mese di dicembre vorrei fare quella cosa là della limousine, farmi una passeggiata in limousine il pomeriggio del 31. È una cosa che voglio, proprio una passeggiata attorno a Catania con la limousine per sentirmi esperta e per cazzeggiare. E a gennaio, ecco, a gennaio ci saranno due avventure, penso. Una con la Jeep o con il motocross, ancora devo decidere, ma penso che farò quello con la Jeep, che praticamente fai un percorso, tu che sei alla guida di un jeepone pazzesco e si affittano le Jeep, no? A Jeep, quindi paghi. Tutto un percorso attorno all'Etna. Quindi deve essere stupendo. E voglio guidare io. E anche perché un giorno, dopo la mia Suzuki Splash, quando non ci sarà più, buonanima, mi prenderò la Jeep. Non la Jeep Renegade che mi fa cagare, ma neanche le Jeep quelle con la ruota che si vede da fuori, tipo una mamma per amica. Una via di mezzo. C'è una bella Jeep che mi piace, che sono queste Jeeponi giganti. Non mi ricordo in realtà come si chiamano, però le ho viste. Sono un misto tra quelle e quelle, insomma. Commentate qua sotto e ditemi qual è, perché non mi sto ricordando. E quindi niente, a gennaio ci sarà, penso, questa avventura, però verso fine gennaio, e dopo il concerto di Coez. Ora mi prenderò infatti dei giorni, mi prenderò il 20 e il 21, perché il 20 è il concerto di Coez e l'indomani non voglio fare niente. Perché metti caso che finisce tardi, cose, l'indomani ho lo stilnic che potevo fare la mattina, non mi va. Quindi ora a gennaio mi prendo 2 giorni. E poi, a seconda dei giorni di riposo che lui mi mette, poi mi gestisco la cosa con la Jeep, perché tanto comunque è in giornata. E niente. Mi sono già cucinata. Oggi vado al lavoro, faccio il pomeriggio. E domani pure. Quindi ho ben 2 pomeriggi di fila. E poi ho questo weekend totalmente libero. Che non ho la più pallida idea di cosa fare, sinceramente. Non lo so. Sabato sicuramente ho una gran voglia di mangiarmi una bella pizza. Quindi, ovviamente, di rimanere a Catania. Penso che farò un weekend rilassante. Anche perché la prossima settimana aspetta una bella settimana tosta al lavoro. Quindi, vediamo. E niente, ragazzi. Questo video chiacchiericcio un po' come piace a voi, finisce qui. Io dovrei sistemarmi la carta postpay. Quella nuova, quindi magari adesso faccio questa cosa invece, perché se magari mi arrivano dei soldini di YouTube non sanno dove andare a metterli. Forse per far questo mi serve un computer. Non ho ancora internet. Pensavo che internet fosse una cosa stupidina, però è una cosa in realtà non necessaria, perché comunque i video li carico benissimo, devo dire la verità. Cioè, in meno di un quarto d'ora carico video di 15 minuti. Però non lo so, è quel fatto. A me è solo uno stilnicchio. Vabbè, però che niente internet. Tanto ora pago l'affitto. E basta. Comunque, mi conviene stare in affitto per una serie di motivi. Non pago altre tasse. Non ho lo stilnicchio. Oh mio Dio, devo pagare adesso a vita la casa. Quindi quando voglio me ne posso andare tranquillamente. E posso stare qua. Ma effettivamente fin quando voglio. Cioè, alla fine ho le mie cose, ho le mie abitudini, sono bella tranquilla. Non soffro manco che la casa è così piccola. Invito gente, faccio cose, quindi manco me ne rendo conto. Poi il fatto che c'è anche un bel balcone che si respira l'aria non è male. Quindi ho deciso per ora di stare qua, perché con mio padre non andiamo molto d'accordo. Quindi a pizzeria solo un rapporto che comunque già è in bilico. È ipotetico per un mio risparmio.
Cioè, sì, risparmierei un sacco di soldi, però mi limiterei molto nella mia libertà di fare cose. E conoscendomi per come sono fatta io, è meglio di no.